Ciao a tutti gli amici della Computer Museo e anche e soprattutto ai fan di Il Principe dei Saiyan, che è la pagina che gestisco insieme a un altro mio amico. Oggi andiamo a parlare di un'applicazione molto divertente, infatti si chiama IDB Sport e questa applicazione è diciamo un radar cerca sfere, però è un gioco che bisogna cercare le sfere intorno alla nostra città o via o paese. Comunque, per iniziare una partita di queste cose, della ricerca delle sfere, dovremo fare nuova partita. A questo punto vi chiederà il livello di difficoltà, Big Boss, cioè da 5 km a 10 km, quindi dovrete prendere mezzi pubblici o auto, estremo che è da 2 km e 4, quindi a piedi. Difficile 1 o 2 km, casuale 400 metri 3 km, poi ovviamente cambierà ogni volta che sposteremo, però normale 600 metri 1 km, facile 400 metri 700 metri e molto facile 200 metri 400 metri. A questo punto noi postiamo molto facile e facciamo inizio. Ora userà la mappa di Google come radar cerca sfere. Infatti verrà data la mappa circostante, potremo anche selezionare modalità satellite in modo che riusciremo a zoomare e così facendo a anche vedere un po' dove si trovano le sfere, e a questo punto fare inizia a gettare. A questo punto si crea questo effetto che incomincerà a lanciare le sfere del drago in diverse posizioni casuali. A questo punto aspettiamo che lanci tutte le sfere. Ok, una volta lanciate vi arriveranno queste, diciamo, ecco, questo era già più difficile perché non posso andare in mezzo al campo. E ovviamente, come vedete, ci sono le sfere da 2 stelle, da 4, da 3 stelle, scusate, da 5 stelle, da 1 stella. Poi avremo di qua 6 stelle, 4 stelle, 5 stelle. Adesso si farà inizia gioco. A questo punto avrete praticamente, ovviamente qui avrete il radar che potrete utilizzare in questo modo, in modo che vi mandi anche un segnale quando vi avvicinerete a una sfera, la bussola ovviamente per non perdervi. Qui ci sarà ovviamente dove segnalerà una sfera del drago, poi ibrido ovviamente vedremo così, in questo modo, dove saremo noi e altro, poi la mappa normale che è così. Poi la borsa è quante sfere avete. Adesso non ci abbiamo niente. Poi potrete fare invoca ai drago. Chiudi ai Kamehameha. Sarebbe dove lanciare il Kamehameha. Come vedete. Ok. E poi la mappa, che ovviamente, come ho detto prima, ci sono diversi tipi. Ok. Poi c'è ovviamente le classifiche di questo gioco che richiedono la connessione ad internet. Ovviamente vi chiederà la connessione ad internet solo per gli amici di radar, feedback, credit, no, non credito, classifica e sommario, credo. Peraltro serve solo il GPS del iPod o dell'iPhone di quarta generazione. Comunque, ci vediamo in una nuova puntata della Computer Museo appena possibile. Ciao a tutti, alla prossima puntata.